E in arrivo un'altra mazzata per i campani che aumenterà la difficoltà per una già fragile e complicata ripartenza economica. Domani, il 15 ottobre, termina la sospensione per il pagamento delle imposte dovute a cartelle di pagamento, avvisi di addebito e accertamento. I pagamenti, originariamente in scadenza l'8 marzo e il 15 ottobre 2020, che hanno beneficiato della sospensione prevista dal decreto rilancio a causa dell'emergenza sanitaria, dovranno ora essere effettuati entro il 30 novembre 2020. È consentito presentare richiesta di rateizzazione secondo le modalità indicate dall'ente. Lo scenario in Campania e nel resto del meridione è devastante. Quest'estate, in una lettera inviata a Ernesto Maria Ruffini, direttore dell'Agenzia delle Entrate, e al Premier Giuseppe Conte, due commercialisti napoletani, Ezio Stellato, esperto di riscossione tributaria, e Daniele D'Ambrosio, candidato consigliere all'Ordine dei Commercialisti, avevano già lanciato l'allarme. Riprende la riscossione, riprendono le azioni esecutive, in sintesi. Quindi ci ritroveremo a fronteggiare le problematiche legate ai pignoramenti degli stipendi o dei conti correnti delle aziende. E in sintesi questa riscossione rientra canonicamente come era prima del periodo Covid. Nessuna agevolazione per gli italiani che sono stati vessati, e in questo periodo gli stessi imprenditori sono limitati con le proprie attività a dover chiudere anche in orari che non sono, diciamo, quelli di norma consentiti, hanno delle restrizioni. La riscossione non può essere avulsa da questo schema di comportamento e di iterazione tra professionisti, contribuenti, Stato ed enti. Non è ipotizzabile lasciare che la riscossione non segua un processo di determinazione che, come per la determinazione delle imposte e i procedimenti per generare anche le nuove aliquote, i nuovi imponibili di cui stiamo sentendo parlare, non è ipotizzabile che la riscossione venga lasciata a se stessa. Abbiamo, nel disegno di legge che proponemmo a Conte e a Ruffini, ipotizzato la creazione di nuovi strumenti per andare a dilazionare questo debito senza andare ad ingolfare le istituzioni, gli enti e gli sportelli, dando la possibilità al contribuente di programmare il proprio flusso finanziario. Il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, ha parlato di una ripartenza graduale, ma lo shock della riscossione così va in conflitto con questo piano e in Campania è già allarme.